Crazy Gigas, qui è la vostra mostra amica Mari, in diretta dal bellissimo villaggio di Monster Picchu per il consueto blog. Io sono quella dai capelli esagerati, le scarpe esagerate e il carattere esagerato. Oggi salterò su un treno per cominciare il mio semestre da paura alla Monster High. Sono stata ammessa al programma di Erasmus da paura. Vi chiedete se mi mancherà Monster Picchu? Claro! Certamente! Ma, come già sapete, questa favolosa Yeti è sempre pronta a affrontare nuove avventure. La mia cugina Yeti è una studentessa alla Monster High. Sta venendo qui, al villaggio di Monster Picchu, per portarmi in treno alla Monster High. Ehi, cugina! Sono qui, Abby! È il mio ultimo giorno, Monster Picchu, e ci tenevo tanto a fare un giro con te prima di andare via. Forse abbiamo tempo per fare piccolo giro. Hai mai visto un luogo più bello di Monster Picchu? Sì, sì, è molto bello, pieno di piedi grandi. Ma adesso dobbiamo andare alla stazione. Va bene, hai ragione. Sono pronta per l'avventura alla Monster High. Oh, oh! Ma prima, cuginetta, devi fare surf sul fiume di Amazombi. Quello lì è Gabi e quello lì è Angelito. Aspetta, ma dove è finito Piggy Pantalones? Sì, le tue cavie sono molto belle e hanno nomi stupendi, ma dobbiamo proprio andare. Che ne pensi della tua Mari trasformazione? A dire il vero mi piace molto, ma adesso dobbiamo andare. Sì, sì, alla stazione ferroviaria, lo so. Però non puoi andare via senza aver visto la nostra fantastica giungla. E dopo quella? Niente più scherzi da scimmie! Scappare dalle scimmie ragno è proprio uno scherzo da scimmia! Te l'avevo detto che saremmo arrivate in tempo, prima o poi! Ma devi ammetterlo, ti sei divertito un mondo, Monster Picchu! Sai una cosa, cugina? È proprio vero! Mari, le tue zeppe sono da mille lune piene! Che dire? Mi do un grande affare! Oh, ehi! Voi sapete per caso dov'è finita Abby? Non l'ho vista per tutta la settimana! Oh, posso darvi la risposta? Buenos dias, chicos e chicas! Qui la vostra amica Abby Abominable, in diretta da Monster Picchu! Pensate, si è divertita così tanto che ha deciso di rimanere un'altra settimana! Per quelli che non mi conoscono, sono quella dai capelli esagerati, dalle scarpe piuttosto normali e dal carattere esagerato! Grazie alla mia cugina Mari! Ragazze, io adoro la primavera! È magnifica! In più dobbiamo fare questi vestiti per il ballo della fioritura oscura! Oh, tremo strafic! Il vestito mi piace, ma penso che starei meglio se i miei capelli non fossero così mostruosi! Se c'è una che dovrebbe cambiare qualcosa di se stessa, sono io! Guarda quanto è lunga la mia coda, ti prego! Le mie orecchie non sono abbastanza puntite! Io vorrei avere la pelle più verde, invece! Guardate me! Neanche un piccolo neo! Un viso perfettamente simmetrico! Sono troppo, troppo bella! Silenzio! Oh! Marisol! Cioè, spaventate! Aspettate di vedere quanto posso essere spaventosa se sento ancora altre... negatività da parte vostra, chicas! Non hai mai desiderato cambiare qualcosa di te? Sì! Quando ero Monster Picchu, mi vergognavo tantissimo delle... dimensioni dei miei piedi! Non riuscivo a guardarmeli, erano imbarazzanti! E non sopportavo l'idea che qualcuno li vedesse, soprattutto Sam Squatch! All'epoca avrei fatto qualsiasi cosa per nasconderli agli altri Bigfoot! Ero preda di un incubo da piedi! Poi, una notte, ho trovato la soluzione perfetta al mio problema! Le Tuzzinator! Che garantivano di far diventare i piedi più grandi di Ben... tre numeri! Ti vergognavi perché pensavi che i tuoi piedi fossero troppo piccoli? Perché cosa credevi? Avevo i piedi più piccoli di tutto il villaggio! Oh! Le Tuzzinator mi sono costate tutti i soldi che ero riuscita a mettere da parte! Sono arrivati appena in tempo per il festival della giungla di Monster Picchu! Ci sarebbero stati tutti, incluso Sam Squatch! Credo che stiano funzionando! Tutto bien? Sì! Bueno! Ti va di ballare? Sì! Sì! Certo!
E ho capito che se a Sumsquatch non importava delle dimensioni dei miei piedi, non dovevo vergognarmi. Io gli piacevo così com'ero. Era stupido preoccuparsi per qualcosa di me che non potevo cambiare. Così, da quel momento in poi, ho deciso che avrei amato ogni parte di me stessa per quella che era. Quindi pensateci la prossima volta che vi guardate allo specchio. Ehi! Grazie per quel discorso di ieri. A volte serve una saggia mostriciattola per ricordarci che alla Monster High è importante amare i propri difetti mostruosi. Beh, oui, ma non vale per tutti. Oh, ehi, non avete sentito? I piedoni quest'anno sono di gran moda, ragazzi. Un semestre da paura è già finito. E sapete bene cosa significhi? Nuovi diari da paura. Io? Sai, hai un aspetto davvero fantastico in questa foto. E io sono totalmente mozzafiato in questa foto. Oh, stavi parlando di me? Devo pubblicare questa foto? Buona studio da paura! E quella chi è? Oh, salve! Questa sì che è venuta bene. Oh, ma come hai fatto? Vi chiedo scusa. È solo che non posso resistere a un bel fotobomb. Mi chiamo Lorna. Lorna McNessie. Tu devi essere una delle studentesse del nostro programma di Erasmus da paura. Vieni da... dal lago di Loch Ness, nelle terre della paura di Scozia. Probabilmente avrete già sentito parlare di mio padre, il mostro di Loch Ness. Un altro scherzetto, signorina McNessie! Beh, qualcuno dovrà pur pensare a tenervi sulle pinne. Ecco qui il padre più dolce, tenero e amorevole che una figlia possa mai desiderare. Non ti lascerò salire in superficie, fanciulletta mia. Ma tu ci sei salito in superficie. E sappiamo bene che bel pasticcio ho combinato. Ti sei forse dimenticata quanti problemi ci causò quella foto? Ogni essere umano da qui a Glasgow si precipitò ad invadere il lago nel tentativo di trovare il nostro castello. Ti prego, papà, starò molto attenta. Ti ho già detto che sei il migliore dei migliori. L'hai già detto? Un'ora soltanto. Oh, papà, grazie! Ma devi restare alla larga dagli umani. Anche se mi hanno fatto una bella foto. Non so perché l'ho fatto, ma c'era qualcosa in quella macchina fotografica che mi attraeva. Non potevo resistere. Dovevo intromettermi nella foto di quel signore. Ecco la foto che ha fatto impazzire il mondo intero. E tutti vogliono sapere chi è il mostro di Loch Ness che ha fatto il fotobomb. Sono venuta bene nella foto. Dato che gli esseri umani cominciarono a invadere il lago, io e mio padre decidemmo che la cosa migliore era allontanarsi un po'. Siamo venuti a conoscenza del programma di Erasmus da paura della Monster High. Per me era un'occasione per esplorare il mondo in superficie oltre il lago. E quindi è stato grazie al fotobomb che sono venuta qui alla Monster High. A volte non riesco proprio a resistere. Allora siamo felici di essere le prime a darti il benvenuto alla Monster High e augurarti il meglio per il tuo primo giorno di scuola. Oh, oggi non è il mio primo giorno. Sono stata qui tutto il semestre scorso. Io vado. Ci vediamo più tardi. Mostrami che Lorna non stava scherzando. Oggi è l'ultimo giorno per le iscrizioni al programma di Erasmus da paura. Approfittate di questo programma per passare un semestre da paura all'estero, in un paese straniero. I rappresentanti di tutto il mondo vi aspettano per aiutarvi con le iscrizioni. Guardate in quanti posti possiamo scegliere di andare! Scheris, Transilvania, Dubai... Sai già dove vorresti andare, Draculaura? Beh, io non lo so! E se scelgo il posto sbagliato? È una cosa davvero stressante! Io ho la migliore soluzione in assoluto. Passa un semestre da paura all'Himalaya High. Sull'Himalaya? Beh, il lato positivo è che ho tantissimi vestiti invernali che non riesco mai a indossare. Ma qualcosa mi dice che preferirei andare in un posto dove la temperatura non sia solamente fredda oppure fredda. Forse dovrei scegliere un posto tipo... con tantissima arte e cultura! Che ne pensi di Madrid? Il semestre di paura in Spagna! Molto artistico! Mi scusi, il signor Drago? Sa dirmi che ora è? Chiederò a qualcun altro! Non sono convinta che sia la cosa giusta per me! A me sembra un'idea zampastica! Vado a iscrivermi all'istante! Irlanda? Non lo so!
Argentina? Forse Repubblica Dominicana? No! Come faccio a sapere quando scelgo un posto che non ce ne sia uno ancora meglio che mi sto perdendo? Perché non scegli un posto che ha un po' di tutto? Shibuya, Giappone! C'è la vita frenetica delle città ultra moderne. Ma nelle nostre campagne e giardini zen ti puoi rilassare nel silenzio. E la moda supera qualsiasi cosa che tu abbia mai visto. Oh, è mostruoso! Sembra proprio un sogno. Inoltre, è l'unica destinazione rimasta per l'Erasmus da paura. Hai passato tutto il giorno a fantasticare sui diversi paesi e non hai badato al tempo che passava. La giornata è finita, tesoro. Va bene. Shibuya, che il Giappone sia! Signore e signor mostri, benvenuti a Shibuya, Giappone. Shibuya sembrava perfetta nella mia immaginazione, ma ora che sono qui, che succede se non mi trovo bene? E se non sarò simpatica a nessuno? E se ho fatto una scelta sbagliata? Konnichiwa! 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 Credo proprio che mi divertirò molto a Shibuya! Magnifico tuffo, Laguna! Ci pensi? È il mio ultimo allenamento prima di partire per il mio Erasmus da paura. Sarà un vero spasso andare a studiare a Madrid! Ma mi mancherete tutti spaventosamente, specialmente Jill. Lorna, la nuova mostriciattola, troppe pinne dovrà lucidare per essere alla tua altezza. Ehi, Jill, vieni a fare shopping con me nel pomeriggio. Jill, avevi promesso di aiutarmi con quella... cosa? Giusto, la cosa. A te sta bene? Oh, sì, certo. Grazie per la comprensione, Laguna. Però Jill e Lorna se la spassano insieme e questo non ti crea nessun problema. No, perché dovrebbe? Io sarei gelosa, anzi molto gelosa, arci, super, multi, mega, iper gelosa, anzi sarei... Ho capito, sirena. Davvero? Garantito. Perfetto. Sei gelosa? Certo che sono gelosa! Scusa, è che i genitori di Jill sarebbero felici se mi lasciasse per una mostriciattola d'acqua dolce come Lorna. Perché non gli parli? Perché penserebbero che non mi fido di lui. E invece mi fido. Dico bene? Forse dovremmo seguirli. Dico bene? Come no? Di corsa! Non riesco a sentire cosa stanno dicendo. Non mi importa se veniamo da due mondi diversi. Siamo fatti l'uno per l'altro. Laguna! Sirena! Jill! Sirena! Cosa ci fate qui? Laguna sa molto bene quello che succede qui. Quindi Laguna sa di Finn? Sì, esatto! Quale Finn? Il ragazzo marino di Lorna. Giusto, Finn! Ciao! Finn, il mio ragazzo, è un tritone marino e io vengo da un lago d'acqua dolce. Come me, Jill! Ti stava suggerendo come parlare ai tuoi genitori d'acqua dolce. Esatto! Cerco di trovare il coraggio di dirlo a mio padre. Mi dispiace di averti rubato Jill così a lungo, scusa. Non ci ho neanche fatto caso. Allora, cosa ci fai qui, Laguna? Io... ecco, volevo darti... questa, così ti ricorderai di me. Oh, Finn! Se Jill e Laguna sono riusciti ad avere una storia, so che potremo farcela anche noi. Venite, lasciamoli da soli. Oh, Jill, vorrei che potessi vedere com'è bello qui alla Don Quixote High. È tutto così mortalmente istruttivo. Oh, sapevo che avresti adorato Madrid. Sì, ma mi manchi davvero tanto. Anche tu mi manchi, Laguna. Ma, ehi, almeno ho questa conchiglia per ricordarmi di te. Tocca a te, Cleo. Verità o sfida? Stavolta direi sfida. Ciao. Non immaginavo così tanta sfida. Lei? Che cosa ci fa qui? Ho invitato io Amanita perché so quanto sia difficile essere l'ultima arrivata a scuola. Da quanto tempo? Come vi siete conosciute voi due? Abbiamo una lunga storia. Draculaura, hai dei vestiti da urlo che mi fanno morire. Me ne presti qualcuno? Fortunata chi li rivedrà se li do a te. Oh, potresti essere una modella. In realtà lo sono già, ecco. Porto sempre con me qualche foto nel mio portfolio per i fan. Quello è il mio borsello! Ah,
Amanita, stavamo giocando a verità o sfida. Oh, io scelgo... verità. Come vi siete conosciute tu e Clio? Oh, ci conosciamo da molto tempo, vero Clio? Poiché fiorisco solo una volta ogni 1300 anni, sono davvero molto preziosa. La vostra regina è appena arrivata. Oh, e questo lo chiamate inchino? Mettete giù quelle schiene! Voi adoratori siete così fortunati! Avete il privilegio di godere della mia bellezza tutto il giorno! Non è giusto che non ci sia una superficie riflettente sulla quale potermi ammirare! E gli abitanti del villaggio capirono che ero troppo rara e speciale per tenermi tutta per loro. Così fui data in dono alla famiglia Denile. La mia famiglia era intrappolata nella nostra tomba. Ammetto che era piuttosto noioso prima che spuntasse fuori Amanita. Io adoro quel vestito! Posso prenderlo in prestito? E ovviamente l'ho presa in prestito insieme a tutto il resto del mio guardaroba. Prenderò in prestito questo e prenderò anche questo e questo. Ho preso in prestito i tuoi fermagli. Ho bisogno del mio sonno di bellezza. Ma questa non era certo la parte peggiore. Sono annoiata a morte. Vediamo se riesco a escogitare un piano di fuga. Amanita, hai trovato una via di fuga? Chiedi aiuto. Vado attorno. Ehi, prenderò questo in prestito. È stata gentile Amanita a cercare aiuto. Peccato che in realtà non sia mai tornata. Già, è più forte di me. Beh, credo che i mostri possano cambiare. Clio, verità o sfida? Scegli sfida. Sfida. Ti sfido ad andare d'accordo con Amanita. D'accordo. Da paura. E tu che ne dici, Amanita? Oh, Amanita? Oh, i miei vestiti! Oh no, Amanita ha preso tutto! In prestito però. Sì, come al solito. Quando la preside senza testa ha detto che potevamo fare il ballo della fioritura oscura in giardino, non avevo capito che intendesse che dovevamo fare del giardinaggio. Andiamo, Clio, non è così male. Guardati intorno, le piante stanno rendendo felici tutti quanti. Attenta, Lorna. Oh? Quella è la pianta più rara di tutto il giardino. La mostraccia imbalsamata pensa che fiorisce solo una volta ogni 1300 anni. E stasera la ammireremo al ballo della fioritura oscura. Oh, quanto vorrei che Laguna fosse qui con me per vederla. È vero, è ancora a Madrid. Oh, Jill, so come ti senti. Anche a me manca tanto il mio ragazzo che è in Scozia. Oh, parli del diavolo e... oh, io devo andare! Lorna! È un messaggio del ragazzo di Lorna. Ha appena chiuso la loro storia. Oh, poverina! Che cosa facciamo? Non è il momento per un mostro di chiudersi a casa a lamentarsi. Il ballo è un grande evento. Faremo in modo che Lorna si diverta un mondo stasera. L'operazione Solleviamo il morale della piccola McNessie inizia ora. Ehi, Lorna, quello di cui hai bisogno adesso è divertirti da morire con le tue mostre amiche. E il tuo caro amico Jill? Non ho voglia di uscire. Ma che disastro! Lorna, siamo qui con un kit di emergenza per mostre amiche dal cuore infranto. Un trucco rivitalizzante, 4 annate della rivista Ritmo Mostruoso e il più grande gelatocchio che siamo riusciti a trovare in circolazione. No, vi ringrazio. Ci perderemo la fioritura della mostraccia imbalsamata. Posso fare un tentativo? Lorna, ti dispiace ascoltarmi un istante? Stasera c'è il ballo della fioritura oscura e pensavo che mi avresti consentito di accompagnarti. Come amici, ovvio. Sei davvero tanto dolce, Jill. Laguna è un mostro fortunatissimo. Ok, verrò al ballo con te, come amica, certo. Ma non ho niente da indossare. Fuori dai, abbiamo da fare! E questo passo l'ho chiamato la mossa della lumaca di mare. Oh, Jill. Grazie per avermi convinta a uscire stasera. Mi fa bene stare qui con i miei amici. Senza contare che finalmente vedremo sbocciare la mostraccia imbalsamata. Sai che gioia. Vi avverto, una volta ho visto sbocciare questo enorme fiore. Fidatevi, puzza di mummia. Oh, così distruggi una meraviglia della natura, Cleo. La mostraccia imbalsamata è considerata in assoluto la più bella del mondo. Ma mi dispiace che Laguna non sia con me a... Jill! Che sta succedendo qui? Indovinate chi è tornata da Shibuya?
decisamente in maratona. Jill, come hai potuto farlo? Laguna, ti assicuro che non è come sembra. In effetti, quello che sembra è che Jill ha portato Lorna McNessie al ballo della fioritura oscura. Ok, direi che è proprio come sembra. Laguna, posso spiegarti? Senti... Non farlo. Sono tornata prima da Madrid per farti una sorpresa e quando sono entrata al ballo ti ho trovato a fare le mostrografie con un'altra. È meglio che ora vada via. Laguna! La mostraccia imbalsamata sta iniziando a sbocciare, vi rendete conto? Dopo 1300 anni? Speriamo che non sia come l'ultima che ho visto, ragazzi. Quella mostraccia imbalsamata puzzava davvero come una mummia. Laguna, ecco, io ho portato Lorna al ballo soltanto in veste di amico, vedi? Il suo ragazzo l'ha lasciata e, beh, aveva bisogno di qualcuno che la facesse stare meglio, capisci? Sei davvero molto dolce, Jill. Mi dispiace di averti fatto una scenata e che avevo immaginato come sarebbe andata la serata. Ti avrei sorpreso volando tra le tue braccia e avremmo visto sbocciare la mostraccia imbalsamata. Oh, santo cielo! Jill, ce la stiamo perdendo! Andiamo, muoviti, fa presto! In realtà preferisco stare qui con te. No, Jill. Andiamo, che aspetti? Sto sbocciando, ragazzi! C'è qualcosa lì dentro? Qualcosa? O qualcuno? Ma è una mostra amica! Sì, ma non è come nessuna dei suoi simili. Ti do il benvenuto alla Monster High. Sei l'ospite d'onore. Quella ragazza è Amanita Nightshade. Una festa per me. Non avreste dovuto. Beh, forse tutto sommato avete fatto bene. Sono semplicemente uno schianto. Cleo di Nile, se non erro. Quanto tempo, piccola cara. Vi conoscete? Cleo e io ci siamo frequentate tanto tempo fa. Eravamo compagne di tomba secoli fa, letteralmente. È una lunga storia, oserei dire. Povera Cleo, stai ancora facendo tappezzeria, quanto vedo. Nessuno ti ha invitata a ballare. A dire il vero, questo è il mio ragazzo, si chiama Dus. Ma ciao, begli occhi di serpente. Oh, ciao a te. Cleo, non ti dispiace prestarmelo per un ballo, vero? Sei sempre stata molto carina nel condividere le tue cose. Cleo, non so che cosa fare. Posso avere l'onore di questo ballo e di tutti gli altri che seguiranno, Dolce Laguna? Ma certo. Buona fioritura oscura, Jill. Oh,